Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. È tornato a trovarci l'avvocato Francesco Carraro. Ciao Francesco. Ciao Francesco, un saluto caro a tutti. Francesco ha appena dato alle stampe il suo ultimo libro, facciamolo vedere, eccolo qui, Le nostre prigioni 2020-2022. Un titolo che già riporta alla memoria Silvio Pellico, ecco, però sono questioni diverse, sono cose diverse. Qual è la tesi che tu proponi nel libro, Francesco? Ma sostanzialmente più che una tesi, anche se alla fine una tesi emerge, è un diario, quindi è letteralmente una raccolta cronachistica di tutti i fatti che sono successi, ovviamente scritti, riletti, commentati da me, mano a mano che accadevano, a partire da gennaio-febbraio 2020 fino a grosso modo alla tarda estate del 2022. E alla fine ne è uscito quello che è un vero e proprio resoconto, che dà conto di ciò che è accaduto e permette di non dimenticare tutta una serie di fatti incredibili, assurdi, allucinanti, che altrimenti rischiavano, secondo me, nel marasma, nella cacofonia della società della comunicazione odierna, di essere dimenticati. Nello stesso tempo mi sono reso conto, poi impilandoli e facendone appunto il testo che adesso stai mostrando, di cui stai mostrando la copertina, mi sono reso conto che c'era un filo non solo cronologico, ma anche logico che univa tutte le pagine e che quindi alla fine porta a una tesi, come tu l'hai definita, che è quella che siamo stati letteralmente rinchiusi, ma non solo in prigioni fisiche e materiali, che è incontestabilmente vero, no? E sono gli arresti domiciliari a cui siamo stati condannati per un certo numero di mesi, ma anche, il che è peggio, prigioni di carattere immateriale e quindi soprattutto mentali, emotive, psichiche e secondo me anche spirituali. Ecco, rimettendo in fila i fatti, Francesco, tu dici emerge comunque un quadro d'insieme, come quel giochino, no, della settimana enigmistica, dove unendo i punti alla fine si vede la faccia in genere di un mostro. Ecco, quale faccia è venuta fuori alla fine, unendo i puntini di tante singole vicende, che magari slegate non raccontano nulla, ma in un quadro d'insieme invece forniscono più elementi? Ma secondo me innanzitutto viene fuori, se usiamo la metafora del giochino, viene fuori il profilo di un omino con dei bei fili annodati alle braccia, alle gambe, alla testa, che portano a una dimensione, a un piano superiore rispetto a quello che a noi è stato mostrato. Questo è indubitabile. Cioè tutto ciò che è accaduto è così profondamente ed evidentemente assurdo, non parlo solo della campagna vaccinale, parlo anche di come è stata trattata e gestita la pandemia dal suo esordio nei suoi decori, nel suo successivo decorso, cioè le follie sono state talmente palesi, anche se non da tutti vedute, anzi dalla maggioranza non vedute, che indubitabilmente l'unica spiegazione logica rimasta sul tavolo è che è stato portato avanti un disegno, tanto per tornare alla metafora di prima, rispetto al quale coloro che avevano la governance, come si usa dire oggi, no? La gestione del fenomeno pandemico, erano dei meri esecutori. Tu basta pensare alla figura, no, del ministro della Salute, ex assessore all'urbanistica del comune di Potenza, per capire che qualcosa non torna. Cioè, se nel periodo più difficile della nostra vita, da un punto di vista politico-sanitario, ci ritroviamo un ministro con quel curriculum lì, espressione di un partito che aveva lo 0,5% dei voti, evidentemente qualcosa non quadra. Cioè, è tutto evidente che quella figura, insieme ad altri figuranti che si sono distinti nel corso della pandemia, a mio modo di vedere, non era esattamente un protagonista di primo piano, anche se le TV ce lo descrivevano come tale. Ecco, a proposito di questo, tu sai che c'è un libro pubblicato da Rossi su questa storia che chiama In casa la Fabian Society e poi Speranza ha querelato Davide Rossi proprio lamentando e descrivendo come diffamatoria la tesi della sua eterodirezione. Ecco, nel tuo lavoro emergono anche, diciamo, dei gruppi di pressione che sembrano avere un potere nelle stanze del potere italiano nel corso della pandemia. Ma nel mio lavoro emergono come possono emergere dall'analisi fatta da qualsiasi intellettuale o da qualsiasi giornalista, opinionista che si occupi
di vicende pubbliche, non sono in grado ovviamente di fare, a differenza di quello che potrebbe fare un giornalista d'inchiesta, come quello che tu per esempio hai citato, io non faccio assolutamente nomi di nessun tipo, io faccio ragionamenti. E quello che ho proposto prima e che alla fine emerge dal libro è che effettivamente tutto ciò che è accaduto in qualche modo rimanda a delle entità, a delle figure, a delle potenze, a delle cupole che non sono palesate, che non si palesano, il che non mi sembra assolutamente un discorso complottistico, ma è un discorso realistico, perché chiunque studi la storia, non solo quella presente, anche quella passata, sa benissimo che gran parte delle vicende storiche in realtà non sono precisamente raccontate nella storia cosiddetta ufficiale, e soprattutto non sono raccontate nella storia scritta dai vincitori. Anche nel caso di questa pandemia, noi per ora, e dico per ora, abbiamo una storia ufficiale che è scritta dai vincitori. I vincitori sono coloro che evidentemente sono usciti trionfatori da quello che è successo, sicuramente le grandi major del farmaco per il business stratosferico che hanno fatto, sicuramente tutti i governi, quindi non solo quello italiano, che hanno imposto un certo tipo di regime brutale nel periodo pandemico, a dispetto, diciamo così, e contrariamente a quello che avrebbe dovuto suggerire la buona scienza e la buona coscienza della buona politica, hanno imposto le chiusure che io ho chiamato le nostre prigioni, anche se non soprattutto quando queste chiusure non servivano a niente, non servivano a frenare il morbo, non servivano ad evitare il contagio, ma lo hanno fatto lo stesso. E chiunque abbia un minimo di buonsenso, di intelligenza critica, ha capito che non erano necessarie. Da un punto di vista razionale, ma ha compreso perfettamente che erano invece assolutamente necessarie dal punto di vista del regime e di chi vuole imporre un regime. Ecco, chi voleva imporre e ha imposto una dittatura sanitaria sicuramente ha vinto e ha scritto le pagine di storia che per ora sono state lette sui grandi quotidiani del mainstream. Io sono convinto che un po' alla volta verrà fuori anche la verità, e questo mio libro è un piccolissimo contributo all'emergere della verità che poi, a mio modo di vedere, sarà scoperchiata in maniera ancora più, molto più evidente negli anni a venire. Senti Francesco, tu dici è evidente che ci sono dei circuiti sovranazionali che hanno dato le danze, no? Chi sono? Da chi sono composti questi gruppi? Beh, vabbè, uno su tutti, del tutto ovvio, è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dettato i ritmi, no? Anche quando si parlano di come dire, entità non immediatamente percepibili da chi sta davanti alla televisione, non necessariamente si parla della Spectre di James Bond oppure degli incappucciati neri di qualche loggia, no? Si può tranquillamente fare riferimento anche ad entità dichiarate che lavorano, che magari però sono molto sfilate, molto defilate. Una di queste, del tutto evidente, è l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le sue famose direttive. Ora io non sto qui ad elencare tutte le contraddizioni in cui sono incorsi i responsabili dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire dal trattamento che hanno usato alla Cina, dove il contagio è nato, che aveva una responsabilità enorme nella sua diffusione, che è stata nei primi mesi in gran parte, diciamo così, come dire, sollevata da ogni tipo di sospetto, per così dire, è stata molto alleggerita la sua posizione, ma noi sappiamo che il rappresentante generale, segretario, presidente, chiamalo come vuoi, governatore dell'OMS, un etiope, è stato piazzato lì, no? Lo si sa anche e soprattutto grazie alla Cina. E dall'OMS sono però poi venuti giù a cascata tutte quelle buone prassi, tutti quegli ordini del giorno, tutti quei protocolli che sono stati poi declinati nei singoli paesi in modi di affrontare l'epidemia come il folle, tachipirina e vigile attesa. Anche la tachipirina vigile attesa, secondo me, la inventa Speranza. In questo senso non voglio dargli certo questo tipo di colpa. Il Ministero della Salute si è fatto recettore di una serie di misure che propalavano dall'alto. Allora, se queste misure, tu che hai un minimo di intelligenza, ti rendi conto che sono assurde, e se queste misure propalano dall'alto, evidentemente lì in alto c'è qualcuno che o non sa quello che sta facendo perché è incompetente, oppure lo sa benissimo e ha evidentemente
un fine non dichiarato diverso da quello della tutela della salute pubblica. Senti, Senza aggiungere, Francesco. scusa, solo piccola chiosa, per non dire del fatto che è scandaloso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è per la gran parte finanziata, no? Il maggior finanziatore, come sappiamo, è il filantropo Bill Gates. Questo non è complottismo, questi sono dati di realtà conosciuti da tutti, anche da coloro che continuano a magnificare Bill Gates, anziché chiedersi e chiedergli conto di questo fatto assolutamente ingiustificato in una società che vorrebbe essere una società, tra virgolette, democratica, no? Cioè non è assolutamente accettabile che ci sia un paperone dei paperoni che finanzia in maniera così enorme un'entità istituzionale che dovrebbe essere pubblica e che poi evidentemente gli detta sicuramente qualche linea, no? Perché non è che uno finanzia così solo perché è un nuovo San Francesco, finanzia perché ha degli obiettivi. E allora il fatto che questi obiettivi siano di Paperon di Paperoni e non dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, qualche dubbio grosso lo pone, insomma. Senti Francesco, nel ricostruire la cronaca di questi eventi, ti sei imbattuto di nuovo in delle questioni che riviste ora sembrano palesemente ridicole o fuori dal mondo e che all'epoca invece magari sono state accettate come buone, come vere, sulla base di un'isteria mediaticamente costruita? Ma io ti cito adesso, ogni tanto rileggo le pagine del mio libro, mi metto a ridere perché non mi ricordo, tendo a non ricordarmi più se quello che sto leggendo, che ovviamente ho scritto io, era una battuta mia, perché io uso spesso il registro dell'ironia quando scrivo, o se era invece una cosa vera, te ne butto là qualcuna. Quando leggo che tra i protocolli c'era previsto che se tu trovavi una persona che stava morendo non potevi applicargli la respirazione bocca a bocca, no? Questa cosa qui oggi, letta oggi, sembra veramente una barzelletta, ma è vera. Oppure quando tu trovi scritto che a messa in chiesa non potevi dire amen, ma dovevi fare così, chinare la testa. Oppure quando trovi le affermazioni del governatore del Veneto Zaia, no? Dove dice chi rifiuta le cure bisogna fargli un trattamento sanitario obbligatorio. O dove trovi quelle della De Luca che diceva che bisognava mandare i carabinieri con lanciafiamme. Insomma, sono tutta una serie di cose dove è realmente difficile distinguere l'iperbole dalla realtà. Oppure te ne dico un'altra incredibile, quando a un certo punto, sempre per tornare a Zaia, all'arrivo degli ucraini, no, esodati per effetto della guerra, che in gran parte non erano vaccinati, lui disse: non rompiamo il concetto adesso le parole. Disse: non rompiamo troppo le scatole a queste persone con il Green Pass, basta scartoffie. Rivelando con ciò che erano perfettamente consapevoli anche loro che il Green Pass e il Super Green Pass erano scartoffie. Cioè, se sono scartoffie per gli ucraini e puoi consentirti di accoglierli tranquillamente in piena pandemia, lo erano anche per gli italiani. E allora questa è la conferma che tu hai voluto imporre queste scartoffie agli italiani non per motivi di salute come sbandieravi, ma per altri motivi probabilmente non del tutto confessati o confessabili. Tu prima dicevi, però, diciamo, l'andazzo è verso la demistificazione dei troppi imbrogli che sono stati posti alla base di questa torsione autoritaria sul piano globale. Ti riferisci anche alle ultime dichiarazioni di Elon Musk che sta menando forte contro Anthony Fauci, spalleggiato, diciamo, da un'ala del Partito Repubblicano Americano? Marco, rispetto a queste figure dei multimiliardari, io sono sempre molto prudente, nel senso che capisco che adesso molti individuino in Musk il multimiliardario buono, no? Da contrapporre a quello cattivo che è Bill Gates, perché Musk si è comprato Twitter, sta facendo pulizia, sta denunciando, diciamo così, la corruzione, tra virgolette, nel campo dell'informazione mediatica che indubitabilmente lì c'è stata, perché sta tirando fuori i famosi altarini che dimostrano come le linee e i protocolli che venivano seguiti in quella piattaforma mediatica erano tutto tranne che indirizzate a far emergere la verità delle cose. Detto questo, però, ripeto, questi multimiliardari che giocano a fare in qualche modo i paladini di quello che può essere il nostro futuro o a deciderlo addirittura, mi lasciano sempre molto, molto
molto molto perplesso. Quindi prima di classificarli come buoni, ci penserei più di una volta. Però insomma è un fatto che alcune cose che prima non potevano essere dette, ora a fatica Questo è vero. si stanno inserendo insomma dentro il dibattito pubblico. Che giudizio dai del governo Meloni? All'inizio sembrava volesse cambiare le carte in tavola, aveva parlato di commissione d'inchiesta sul Covid, ecco, poi ha preso un paio di colpi da Mattarella, da altri Sì, ha importanti preso un paio di personaggi, colpi. ecco, e si è ridimensionata. Tutto sommato tu hai fiducia nella possibilità che questo governo, insomma, sistemi un po' le cose. Ma io sicuramente, se devo paragonarlo a quello che c'era prima, non posso che, se mi fai fare il giochino della torre, sicuramente butto via, butto quello di prima, non butto questo. Detto questo, torno a dire quello che ci siamo detti anche nelle tue trasmissioni prima delle elezioni e su cui eravamo sostanzialmente concordi, che molto semplicemente questo governo, per quanto implichi dei cambiamenti benvenuti rispetto a prima, certamente ha le mani non legate di più, stralegate. E quindi se prima parlavamo dei fili, no, che vengono dall'alto, che a volte è l'impressione che muovono le marionette, qui dovremmo parlare soprattutto dei fili che annodano le mani, di cui sono perfettamente consapevoli anche i membri di questo governo, fili che possono partire dalla NATO, possono partire dall'Unione Europea, possono partire dai mercati, possono partire da tutte le centrali che in qualche modo hanno un ruolo nel determinare il corso degli eventi oggi, ma che indubitabilmente ci sono. Detto questo, sicuramente avevo dato un'ottima valutazione della decisione della Meloni di riammettere i sanitari nelle loro funzioni prima del 31 dicembre. Poi sono stato molto deluso quando sembrava che le sanzioni per i famosi Novax cosiddetti non erano state in realtà tolte. Adesso invece pare, no, che le abbiano di nuovo sospese fino a giugno, però già l'andamento altalenante e non, come dire, perentorio come dovrebbe essere, ci fa capire che stiamo parlando di un governo animato magari anche da buone intenzioni, ma pesantemente condizionato, come hai sottolineato tu, dall'esterno. Senti, Francesco, da giurista, come hai vissuto questo pronunciamento della Corte Costituzionale che di fatto, diciamo, ha validato, tutte le operazioni di Draghi e Conte? Ma allora, direi di distinguere da un punto di vista politico e da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista politico non mi ha assolutamente sorpreso, direi che qualsiasi persona di buon senso avrebbe dovuto attenderselo, perché la Corte Costituzionale non è un vascello che viene da Marte e che è alieno dai condizionamenti fatto da esseri angelicati che decidono in maniera obiettiva e in qualche modo scevra da ogni faziosità, ma è un gruppo di soggetti che, come sappiamo, è di nomina diversa, parlamentare delle più alte giurisdizioni, il Presidente della Repubblica, ma indubitabilmente ciascuno porta con sé la storia politica che ha alle spalle. Quindi è impensabile. Io da questo punto di vista non condivido tanto quelli che si scandalizzano, si stracciano le vesti perché nella Corte Costituzionale ci sono soggetti che sono di parte, è tutto ovvio che lo siano nel momento in cui vengono nominati da istituzioni che a loro volta sono di parte o sono frutto di elezioni di parte. Quindi questo non è il punto tanto. Direi piuttosto scandaloso che all'interno della Corte ci fosse qualcuno che aveva partecipato come consulente giuridico del governo che aveva emanato le norme su cui la Corte ha dovuto pronunciarsi. Da un punto di vista politico, la Corte ovviamente non poteva fare che questo. Perché, no, non sto dicendo che sono d'accordo, sto spiegando perché l'hanno fatto. Se avessero fatto ciò che dovevano fare sul piano giuridico, avrebbero raso al suolo le fondamenta su cui si è retta tutta la gestione della pandemia da un punto di vista della governance politica e tutta la narrazione della pandemia da un punto di vista della trama mediatica. Sarebbe caduta e non potevano permettere, non si può ancora permettere che questo accada. Ricordiamoci che Tangentopoli non è accaduta perché c'era la corruzione, è accaduta perché a un certo momento si sono create le condizioni storiche perché quel tipo di fenomeno potesse essere denunciato. Da un punto di vista giuridico, nessuno ha letto le motivazioni, però già ti posso dire che sicuramente le motivazioni non staranno in piedi giuridicamente, che se la Corte avesse fatto una valutazione non politica, ma squisitamente giuridica, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo l'obbligo vaccinale. Perché? Perché
come sa chi ha studiato questo tipo di materia, c'è una giurisprudenza granitica della Corte Costituzionale precedente che va dal 1994 al 2018 con tre sentenze almeno, in cui la Corte stessa aveva chiarito che sì, i vaccini obbligatori ci possono essere nel nostro paese alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, ma a tre condizioni. Il primo è che ci sia una legge che garantisce indennizzi a coloro che subiscono effetti collaterali, e in questo caso c'era perché all'inizio del 2022 hanno esteso questo tipo di copertura. Il secondo è che il vaccino obbligatorio fosse a tutela non solo di chi lo precede, di chi lo prende, ma anche dei consociati e quindi della salute collettiva. E il terzo, che gli effetti collaterali siano risibili, cioè transeunti, quelli normali di qualsiasi farmaco che non portano, diciamo così, gravi conseguenze. Allora tu capisci bene che le ultime due nel caso di specie non ci sono. Perché? Perché il vaccino obbligatorio non tutela gli altri, visto che consente comunque tranquillamente il contagio, ma soprattutto ha, stando ai numeri e ai dati dell'Istituto Superiore della Sanità, degli effetti anche letali e soprattutto anche gravissimi. E quindi non sta in piedi l'obbligo vaccinale. Senti, Francesco, questo lavoro che tu hai proposto sta suscitando un dibattito, hai delle presentazioni in cantiere? Se sì, dove? Sì, ho molte presentazioni. Ieri ne ho fatta una a Padova che è andata molto bene, c'era tutto esaurito, state vendute tutte le copie che avevo con me, e c'è stata anche un'ottima recensione da parte di Nicola Porro sul giornale. Sono uscito con un pezzo sull'identità. Ci sono già state delle presentazioni televisive come quella che mi stai facendo tu, e sono già in cantiere altre presentazioni, soprattutto verso prima di Natale, dopo nel 2023. Bene, allora chiudiamo questa intervista invitando tutti i nostri ascoltatori ad acquistare il libro di Francesco Carraro. Eccolo qui, Le nostre prigioni 2022, con resoconto che serve anche per non dimenticare, diciamo, l'incubo dentro il quale siamo sprofondati, anche se è un paese il nostro dalla memoria corta, sarà nostro compito quello di non dimenticare, non fare finire sotto il tappeto, diciamo, vicende gravissime che hanno condizionato, in alcuni casi forse per sempre, la vita di milioni di cittadini ossessionati dalla paura. Grazie Francesco per essere stati con noi. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti. Bene, grazie cari amici di Visione TV. Come sapete, Visione TV vive solo delle vostre libere donazioni. Ci potete aiutare donando ai numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione. Ancora meglio, andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi. Grazie ancora, una buona giornata.